Ciao a tutti e benvenuti su Semplina Biki. Sto girando questo video che è il secondo che vi avevo promesso per quel che riguarda le idee regalo per la festa della mamma. Vi ho parlato nel primo video delle fragranze floreali e fruttate che potevano essere un'idea regalo perfetta. In questo video invece ho deciso di proporvi degli altri articoli sempre legati al mondo della profumeria o del beauty che potete scegliere come idea regalo se non volete muovervi nell'ambito delle fragranze. La prima idea invece di cui voglio parlarvi oggi è questa. Me la faccio vedere, la sollevo cercando di non farla cadere perché è abbastanza pesante. Questo è un kit in realtà di un marchio di cui vi ho già parlato, è un marchio olandese, si chiama Rituals. Io lo conosco molto bene perché sapete che mio marito arriva dall'Olanda e quindi è assolutamente un marchio più che conosciuto. E la trovo un'idea sicuramente molto originale ma anche molto carina per lanciare un messaggio alla vostra mamma che magari si trova a lavare i piatti sempre, quindi a prendersi cura un po' di tutta la famiglia. Questo infatti è un kit composto da 3 prodotti da tenere vicino al lavandino della cucina per prendersi cura delle proprie mani anche mentre si sbrigano le faccende di casa. È un kit infatti che contiene un vassoio in un materiale che sembra pietra, sembra simulare una pietra, in realtà credo sia una resina acrilica, molto bella ed elegante. Contiene all'interno poi un sapone per le mani, un sapone per i piatti invece con cui potete lavare appunto le stoviglie e una crema mani, quindi dopo aver lavato i piatti, esservi lavate le mani, potete poi contestualmente, anche tenendo appunto questo kit vicino al lavandino della cucina, anche idratare le vostre mani ed evitare quindi che si secchino. Andate a vedere il sito ufficiale che vi lascio qui sotto come al solito nel box informazioni, dove trovate peraltro tutti i dettagli dei prodotti, quindi il nome specifico ed eventualmente, se ce l'ho, il link di riferimento per avere ulteriori informazioni, prezzi oppure per acquistarlo. Un altro dei prodotti di cui vi voglio parlare, che io in questo specifico caso non avevo scelto da regalare per la festa della mamma, quindi l'ho preso diciamo da tenere per me, è questo, è dei coloniali. Li trovate un po' dappertutto, li trovate non solo da Sephora, li trovate anche all'OVS, quindi è un marchio che viene rivenduto in diverse catene di negozi. In particolare però ho selezionato questi 2 prodotti, che sono una crema da bagno rilassante all'estratto di bambù e invece un olio da bagno emolliente all'estratto di karité. Al di là del fatto che le profumazioni sono buonissime e i prodotti dei coloniali sono veramente molto validi e ottimi, pur avendo un prezzo più che abbordabile, quello che mi ha catturato in particolare di questo dei 2 prodotti, che è quello anche all'estratto di karité, di cui alcune di voi mi hanno suggerito e mi hanno consigliato appunto di provare perché è un prodotto appunto naturale e quindi molto valido anche per l'idratazione della pelle, è, come vi dicevo, il tappo che mi ha conquistato. Richiama un po' i vecchi tappi delle bottiglie di vetro. Io non so se quando voi eravate piccole, ma quando ero piccola io si usava in casa mia a tenere le bottiglie di vetro, riempirle con questo tappo e metterle in frigorifero per averla fresca, e mi ricorda un po' lo stesso sistema, nel senso che spingendo il tappo si apre e potete appunto aprirlo per far fuoriuscire il prodotto e poi richiuderlo, in modo da evitare che il prodotto girandosi fuoriesca dalla boccetta. In più le confezioni sono in vetro, quindi molto igieniche e potete anche riutilizzarle, quindi sono bellissime anche da vedere nel vostro bagno. Sempre dei coloniali, un altro prodotto di cui vi ho già parlato, in casa mia noi le utilizziamo, quindi questa è la seconda confezione, sono i dischetti effervescenti al ginseng. Mi piacciono molto e tra l'altro piacciono anche a mio marito perché è una profumazione unisex, quindi sono perfetti per regalarvi un momento di relax nel bagno. All'interno sono fatti in questo modo, quindi sono racchiusi in delle bustine monodose, sono abbastanza piatti, quindi sono differenti dalle classiche palline effervescenti e quindi per questo sono anche molto pratiche da portare in viaggio, ad esempio se volete regalarvi, se siete via per lavoro, una notte in hotel eccetera, se volete regalarvi una serata di relax anche mentre siete fuori casa, sono energizzanti ma allo stesso tempo rilassanti, quindi è un prodotto che a me piace tantissimo e che sprigiona un buonissimo profumo all'interno del bagno e nell'acqua della vasca con cui vi laverete. Da Sephora trovate anche un cofanetto bellissimo, secondo me, da regalare alla vostra mamma, perfetto appunto per andare a curare quelle che sono le azioni aggressive del tempo sul nostro viso, non solo la pelle del viso ma anche del contorno occhi. Questo kit infatti si chiama Yes to Blueberry e contiene all'interno delle salviettine struccanti. L'ingrediente principale qui è appunto, come avete capito, il mirtillo.
Poi contiene all'interno una confezione invece di crema idratante per il viso e una confezione invece più piccolina da 15 ml di crema per il contorno occhi. Quindi anche questo è un kit fantastico da regalare appunto per provare dei nuovi prodotti. In particolare questi peraltro sono dei prodotti tutti naturali, quindi all'interno non contengono parabeni, non contengono conservanti, quindi immagino che la linea la conosciate già molto bene perché ve ne avevo già anche parlato per quel che riguarda Yes to Carrot, avevo provato infatti shampoo e balsamo e sono ottimi. Sempre per quel che riguarda le creme, immagino che lo conosciate, è un marchio americano, io in realtà vabbè, adesso la vedete perché è confezionata, però fortunatamente le confezioni di Kiehl's sono veramente molto carine, tra l'altro riutilizzabili e si possono facilmente aprire, quindi ve lo faccio vedere. E all'interno io ho scelto appunto un latte detergente, un tonico e una crema viso. Tra l'altro ve lo volevo segnalare perché Kiehl's ha di recente abbassato tantissimo i prezzi, quindi non solo sono dei prodotti che sono veramente validi ed efficaci, ma sono anche veramente molto competitivi. Qui sotto comunque come referenza vi lascio anche il prezzo dei prodotti che io ho scelto all'interno di questo cofanetto, in modo da darvi anche un'idea di quello che è il costo. E come potete vedere, tra l'altro ve li confezionano in modo veramente delizioso e molto carino anche da regalare, quindi poi dopo io lo ricomporrò, però era per farvi vedere anche appunto come potete creare un bellissimo cofanetto regalando dei prodotti per la cura del proprio viso. Un altro articolo che io trovo molto molto originale, vi avevo parlato nel video delle fragranze nuove Jo Malone, sapete che è uno dei marchi che io adoro, in particolare mi piace tantissimo il loro concetto di fragrance combining, e Jo Malone è uscito di recente con un nuovissimo articolo che sono appunto i sacchetti profumati per il guardaroba. Io non so se voi li avete mai utilizzati, io li utilizzo praticamente su base regolare sia nei cassetti che nella valigia che negli armadi, perché adoro avere i vestiti che profumano leggermente in maniera molto delicata, soprattutto per quel che riguarda le maglie intime o comunque quando apro i cassetti mi piace sentire questo odore di pulito, e a maggior ragione quando viaggio. Quindi questa può essere un'idea sicuramente inconsueta e molto particolare. La versione che voglio proporre io è una versione molto buona e caratterizzante perché ha lime, basilico e mandarino, spero che riusciate a vederla. All'interno della confezione ci sono tre sacchetti profumati e in particolare questi trovo che siano adatti anche a degli uomini per la fragranza, quindi non sono né troppo dolci né troppo fioriti, quindi sono veramente molto particolari e buoni. Io in particolare infatti questi li regalerò a mio marito, che so che li apprezzerà tantissimo perché l'ho un po' contagiato anche lui con questa mania di avere appunto i cassetti profumati. Tra le fragranze poi sapete che io adoro i profumi di Reminiscence, non ve li ho proposti nel video scorso perché non sono in una categoria particolarmente fiorita o fruttata a cui avevo dedicato quel video, ma vi avevo proposto già il cofanetto ad esempio in uno dei video precedenti, anche quello bellissimo, andatelo a guardare. In particolare per questo video vi voglio proporre invece due articoli altrettanto validi e buonissimi che io adoro veramente tantissimo e che potete trovare in gamma e magari accostare ad una delle fragranze, oppure se avete una persona, una mamma che già ama questo tipo di profumazioni, invece regalargli come completamento. Uno è il bagnoschiuma, io ho questo che è Mi Fa, che è la profumazione che io in assoluto tra le quattro in linea delle Note Gourmand preferisco, che è quella che sa di marshmallow, quindi veramente molto dolce e particolarissima, è veramente molto buona. Mi piace tantissimo perché pur essendo un bagnoschiuma, di solito i bagnoschiuma e le creme corpo tendono leggermente a variare rispetto al profumo originale, quindi non sono mai uguali uguali, quindi molto spesso magari non mi piacciono tanto quanto il profumo. Questo invece è identico, quindi è buonissimo. E l'altro prodotto sempre di Reminiscence, che è tra l'altro nell'altra versione delle Note Gourmand che io adoro, che è Doré, che sa di mandorla, è la crema corpo. Crema corpo anche questa esattamente identica alla fragranza ed è buonissima, tra l'altro è una confezione gigante perché sono 200 ml di crema, quindi vi durerà una vita. I prodotti Reminiscence sono veramente molto particolari, sono delle fragranze mai sentite per quel che riguarda il mondo della profumeria in nessun altro profumo, neanche simili, e sono veramente ottimi. Ne approfitto per farvelo vedere perché non ho avuto occasione negli altri due video, non essendo una fragranza fortemente fiorita o fruttata, anzi non è assolutamente nessuna delle due, che è questa. E questo è in particolare un cofanetto che è uscito di recente e che è bellissimo.
sembra un armadio, ha questo pomellino con una stella e si apre in questo modo. Guardate che bello che è da regalare. All'interno contiene la classica fragranza Reminiscence, che è già bellissima da vedere, e il cofanetto è meraviglioso, ditemi se non è bellissimo. Quindi state cercando anche qua un'idea originale, particolare, e racchiusa in una confezione anche qua unica e bellissima. Vi consiglio di andare a guardare questo profumo. La linea Reminiscence ormai la trovate non solo al Coin, ma anche ad esempio da Sephora. Se vi piace poi il profumo Rem di Reminiscence, esistono tra l'altro degli altri prodotti che potete associare, come ad esempio il deodorante, non so se lo sapevate, lo conoscevate, è veramente molto buono, ma anche la miniatura da borsetta, che è infatti l'ultima che io ho preso e che è fatta in questo modo. Sono dei flaconi da 20 ml, molto carini e comodi, e tra l'altro hanno anche un buon rapporto qualità-prezzo, per cui sono perfetti se volete provare alcune fragranze di Reminiscence in formato ridotto senza andare a spendere una follia, perché appunto esistono nelle diverse varianti di Reminiscence. Ci sono sia in ambra che in patchouli, quindi moltissimi dei profumi Reminiscence hanno in realtà la miniatura da 20 ml, perfetta da tenere come parfum de sac. Sapete che io sono una patita per tutto quel che riguarda gli oggetti in miniatura o comunque che hanno un utilizzo non solo in casa ma magari anche facili da portare in borsetta o fuori casa. Ho voluto proporvi questo profumo di Chanel, si chiama Chance. Basta ruotare la confezione per far uscire le erogatore e nebulizzare facilmente il profumo. Esiste in tre versioni differenti, tra l'altro hanno tre colorazioni distinte. Questa è quella rosa chiara, esiste anche gialla e verde a seconda delle note che volete all'interno del profumo. Una è più ambrata, una è più agrumata e questa invece è più floreale e delicata, all'interno di note di melacotogna, di muschio bianco e di pompelmo, che vengono poi addolcite dalla presenza all'interno di note floreali molto delicate e leggere del gelsomino. Quindi questo è un profumo molto buono, viene venduto in confezioni fatte in questo modo, io l'ho conservata per potervela mostrare, al cui interno trovate anche, oltre al vaporizzatore con già all'interno una confezione da 20 ml, anche due ricariche sempre da 20 ml, quindi anche questo è perfetto come idea regalo. E in particolare di questo profumo voglio anche proporvi un altro prodotto un po' inconsueto che si trova ormai difficilmente nei marchi profumi, solo alcune case lo propongono ancora, che è questo è il profumo per capelli. Anche qua non cercate di vaporizzare altri profumi sui capelli, perché molto spesso appunto i capelli, avendo un grado di acidità differente producendo del sebo, potrebbero addirittura risultare invece con un cattivo odore durante la giornata. Quindi è sempre opportuno, se volete farlo, utilizzare dei prodotti appositi, e questo è un profumo buonissimo, mi piace veramente tantissimo, e lo trovate anche questo in profumeria, ad esempio da Sephora lo vendono tranquillamente. Ovviamente, sempre per quel che riguarda le profumazioni per capelli, non potevo lasciarmi sfuggire l'altro dei profumi che io in assoluto adoro tantissimo e che è J'adore. Voi sapete che io amo J'adore L'Or, ve ne ho già parlato nell'altro video quindi non lo ripeto più, però anche di questo profumo esiste il profumo per capelli. Questo io in particolare l'ho acquistato alla Rinascente, però lo trovate tranquillamente anche da Sephora. Spero che questo video vi sia stato utile, lasciatemi come al solito i vostri commenti qui sotto e cercherò di rispondere a tutti voi, e se vi va invece ci vediamo al prossimo video. Ciao!